E il tema del tempo un pochino mi appartiene perché se voglio consolarti, per mia natura sono una che fluttua nel tempo, quindi molto spesso nel mio tempo libero faccio fatica a mantenere, a guardare, a sentire l'ora. È come se il tempo passasse in un secondo e quindi non capisco bene come, che ore sono, che cosa devo fare e se ho degli impegni rischio di arrivare in ritardo. Ho dovuto imparare ad essere puntuale. Nel tempo libero ogni tanto ancora ho questa discrepanza, no? Fra il sentire il tempo e regolarmi di conseguenza. Però è possibile. Infatti, ad esempio, nel mio caso sono molto puntuale nel lavoro, sono molto puntuale anche quando c'è da prendere un mezzo per fare un viaggio. È difficile che io mi ritrovi all'ultimo secondo, per prendere un volo aereo. Quindi c'è dentro di me. Ci sono dentro di me tutti e due gli aspetti di come siamo fatti, di soggetti, through time, in time. E io sono un po' tutti e due. Che cosa quindi è accaduto dentro di me? Che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto iniziare ad allenarmi, perciò è possibile portare un po' di allenamento a questo. E certo che bisogna volerlo, cioè la spinta motivazionale deve essere sempre alta. La spinta motivazionale può essere data da qualcosa che vi attende, verso cui dovete andare, può essere data dal fatto che temete, ad esempio verso il lavoro, temete di fare una brutta figura o di perdere un mezzo aereo o un mezzo di trasporto, ma dovrebbe essere accompagnata, a mio avviso, anche da qualcosa che è più profondo, cioè quindi da qualche valore. Come ti fa sentire essere puntuale? Come ti fa sentire essere costantemente in ritardo? Perché se tu costantemente in ritardo ti senti bene, per te sarà un lavoro duro, molto duro. Perché se tu quando sei in ritardo non hai neanche la compiacenza di chiedere scusa, o sei sempre lì che cerchi mille ragioni per le quali, o c'è sempre stato qualcosa fuori e lontano da te che ti ha disturbato, ti ha fatto arrivare in ritardo, e quindi tu in fondo ti senti sempre a posto. E allora lì c'è un po' da fare. Sicuramente la persona che mi ha scritto inizia a sentirsi un po' a disagio in questo ruolo della ritardataria, no? Quindi vuol dire che non sta più tanto bene in quella posizione. Questa è una cosa buona perché si può fare qualcosa. È molto importante come tu ti senti nelle situazioni. C'è un grande maestro che diceva: è inutile chiedere scusa. È inutile chiedere scusa e poi andare oltre. Devi recuperare, devi darti da fare per recuperare. Quindi non è importante solo raccorgersi del ritardo e chiedere scusa. Dobbiamo attivarci affinché quella cosa non venga sempre meno. Per molti non è facile. Tu intanto, magari da adesso a domani, inizia a contare i tuoi tempi, cioè da quando mangi, quanto tempo impieghi per mangiare in maniera rilassata? Domani mattina ti alzi, guarda intanto da quando suona la sveglia, quando ti alzi, quanto tempo passa. E poi, una volta che ti sei alzato, quanto tempo passa fino a che tu sei veramente pronto per uscire di casa con un tuo tempo e un tuo ritmo? Prova a valutare qual è il tempo giusto che ti occorre, ad esempio, per prepararti, per sentirti veramente a tuo agio. E poi considera in generale, di quanto sono i tuoi ritardi? Meglio, è importante iniziare proprio a monitorarsi. Monitorarsi e iniziare a capire che cosa sono per te 5 minuti, perché il tempo è relativo. Il tempo è un minuto, può essere un'eternità, come un'eternità invece sembra un minuto. Quindi abbiamo una percezione del tempo. Perciò inizia a contare per te che cosa sono 5 minuti. Bene, adesso io ti lascio, ti saluto, ciao ancora.